Oggi 1° giugno si festeggia la giornata mondiale del latte e noi del Consorzio Agrario abbiamo deciso di onorare questo importante evento parlando di quello che è il nostro ruolo all'interno di questa importantissima filiera, ma non solo, parleremo anche degli allevatori, delle loro vacche, perché sono oggi i protagonisti di questa importante giornata. In questo momento ci troviamo nel mangimificio del Consorzio Agrario di Cremona, che è il vero cuore pulsante di tutte le attività del Consorzio. Pensate che qua nel 1928, quindi quasi 100 anni fa, è nato il primo mangime per vacche da latte concentrato in Italia. E ora in questo moderno stabilimento pensate che in un anno escono oltre 4 milioni di quintali di mangimi e alimenti per la nutrizione della vacca da latte, per i nostri soci e dei nostri clienti. Un altro aspetto fondamentale della nostra attività è sicuramente il controllo meticoloso delle materie prime in ingresso e il controllo qualità. E per questo noi ci avvaliamo di un moderno laboratorio che lavora a tempo pieno e che tutti gli anni processa più di 20.000 campioni per garantire gli standard elevati di sicurezza alimentare che abbiamo in questo stabilimento. Le attività produttive che avvengono in questo stabilimento sono sicuramente il cuore centrale della nostra attività. Attività produttive che riguardano processi di macinazione a diversa granulometria, abbiamo sistemi di dosaggio molto precisi che garantiscono le correttezze delle formule, abbiamo poi imponenti miscelatori, 5 trafile di pellettatrici, ma l'attività produttiva di cui noi andiamo più fieri, che è il fiore all'occhiello del Consorzio Agrario di Cremona, sono le termofioccatrici e gli expander. In sostanza, la finalità dei processi produttivi che avvengono in questo stabilimento è quello di creare un mangime che sia altamente digeribile, metabolizzabile e salubre. Nella formulazione, inoltre, noi trasferiamo quello che è la nostra responsabilità sociale, responsabilità nei confronti dei clienti, ma nei confronti anche del benessere animale e della sostenibilità ambientale. Abbiamo investito grandi risorse anche per la rimodulazione energetica di tutti gli impianti, la rimodulazione dei trasporti, ma non solo, abbiamo proposto anche dei sistemi alimentari innovativi basati sul concetto della nutrizione aminoacidica. Ci consentono non solo di ottenere più latte e più qualità del latte, ma anche di impattare meno nell'ambiente attraverso una minore escrezione di azoto. Se noi vorremmo dare una prospettiva alle future generazioni, dovremmo imparare a produrre, ma impattando meno sull'ambiente, utilizzando meno risorse. E soprattutto dovremmo essere rispettosi della natura, del benessere degli animali, della salute degli animali, ma anche mantenere elevati gli standard di sicurezza alimentare che abbiamo e di qualità del latte. Buongiorno, sono Marco Cattaneo, cugino di Mirko, titolare dell'azienda di Cattaneo di Castelverde. La nostra è un'azienda nata nel 1965 dai nostri genitori e un'azienda a indirizzo prettamente zootecnico. Abbiamo circa 1.100 capi di bestiame, di cui 400 sono vacche da latte. Il nostro latte viene trasformato dalla latteria Cade Stefani e viene prodotto principalmente grano padano. Sono Mirko Cattaneo, titolare dell'azienda Cattaneo di Castelverde. Negli ultimi anni abbiamo sempre cercato di investire in benessere, cercando di dare il massimo comfort agli animali, sia dalla ventilazione e quant'altro. Nell'ultimo periodo stiamo investendo anche per quanto riguarda la vitellaia. Da qui a breve andremo infatti a rifare tutta la batteria delle gabbiette. La nostra azienda si estende su una superficie di circa 130 ettari. Facciamo sempre 2 colture, mais da trinciato e cereali in silare. E tutto il fabbisogno è per la nostra azienda. Tra le diverse figure a supporto degli allevatori ci siamo sicuramente noi alimentaristi. Ci occupiamo prevalentemente di supportare gli allevatori nelle diverse fasi di lavoro, quindi
dalla definizione dei piani agronomici fino alla gestione, all'individuazione del giusto momento di raccolta dei prodotti e dei foraggi. Solo in questo modo riusciamo completamente ad avere un prodotto sano e di qualità, come il latte che portiamo sulle vostre tavole. La nutrizione che è studiata ogni giorno ed è studiata e bilanciata al grammo, in modo che le nostre bovine abbiano un input che sia adeguato e sia corretto e in accordo con l'output che ci danno. Oggi noi utilizziamo anche degli aminoacidi di sintesi per ridurre l'utilizzo di soia e di proteina, in modo che tutto questo sia più sostenibile sia per l'ambiente sia per l'allevatore e la vacca stessa. Per fare questo ci appoggiamo anche alle ricerche, alle università. Ho qui con me infatti Luca. Sono Luca, sono figlio di Marco, uno dei proprietari, e dopo la laurea in scienze agrarie ho deciso di continuare il percorso accademico con il dottorato di ricerca e attualmente sono ricercatore alla Facoltà di Agrarie dell'Università Cattolica di Piacenza, dove lavoriamo tra le altre cose per migliorare il benessere animale delle bovine e migliorare sempre di più l'efficienza e la sostenibilità delle produzioni, in particolar modo di quella di latte. Sono Andrea, sono figlio di uno dei proprietari, Marco. Sono nell'azienda da diversi anni e mi occupo per lo più dell'inserimento dati e elaborazione degli stessi. Abbiamo visto che elaborando e inserendo diversi tipi di dati riusciamo a monitorare lo stato della mandria e lo stato del benessere e anche della riproduzione. Un altro nostro focus è quello dei vitelli, dove inseriamo pesi dalla nascita fino allo svezzamento per vedere il loro accrescimento giornaliero e il loro stato di salute. Bere latte italiano, bere il latte in generale, significa sostenere gli sforzi di tutta questa filiera. Viva il latte, viva gli allevatori e le loro vacche.